e atteso per venerdì il verdetto dei tecnici dell'impresa costruttrice dell'impianto di risalita delle Fontari sugli interventi da operare per consentirne la riapertura. Intanto, con ottimismo, è già partita la campagna degli abbonamenti per la stagione sciistica 2015-2016 sul Gran Sasso, ma non è certo che tecnicamente sia possibile procedere alla riapertura dell'impianto. Dunque lo spettro della stagione a rischio aleggia ancora in alta quota. Infatti, seppure si trovassero i fondi per procedere alla manutenzione, ricordiamo l'ultima consentita prima della sostituzione dell'impianto stesso, il problema è la tenuta strutturale della seggiovia. Il direttore d'esercizio, Marco Cordeschi, è stato chiaro: se non c'è la certezza che questo impianto possa essere aperto serenamente, rispettando tutte le norme di sicurezza, io non consentirò la riapertura. Sull'impianto, infatti, devono essere effettuati due tipi di lavoro, uno di natura elettrica ed elettronica e uno di tipo meccanico. E su quest'ultimo che si attende il parere della ditta costruttrice di venerdì prossimo, che chiarirà che cosa si possa riparare dell'impianto e quanto tempo occorra per i lavori. Il quadro potrebbe dunque chiarirsi all'inizio della prossima settimana. Il preventivo stimato dal Comune per l'intervento di manutenzione si aggira intorno ai 100.000 euro, ma si attende con ansia l'ultima parola della ditta costruttrice. Il Comune e il Centro Turistico del Gran Sasso chiedono la garanzia alla ditta che gli interventi siano sufficienti per la riapertura per questa ultima stagione di vita dell'impianto. Intanto, in diversi hanno però riposto fiducia nel Gran Sasso, acquistando gli abbonamenti in prevendita. Nel caso in cui non si dovesse riaprire l'impianto, assicurano i vertici del centro turistico, le somme saranno rimborsate agli sciatori, che sarebbero delusi però dalla politica di gestione del Gran Sasso ancora una volta.